fatto che non è solo Amazon, come dicevo prima. Ok, l'aspetto pubblicitario, l'aspetto di visibilità che ti permette poi di generare anche fatturati molto molto importanti, non è solamente Amazon. Anzi, anzi, oggi soprattutto la grande differenza la fanno i media, i social media. Ok, infatti ci sono i brand che fatturano tanto all'interno di Amazon, spesso, quasi sempre, sono anche brand che sono al di fuori di Amazon, quindi che hanno una presenza sociale, canali sociali che gli permettono di avere visibilità e quindi avere capitale sociale. Capitale sociale si intende tutti i clienti che loro acquisiscano in questo modo qua. Ok, è una cosa molto molto importante perché veramente si genera tutta una cerchia, tutto un volano sostanzialmente che permette all'azienda sì di avere visibilità, di conseguenza sempre più clienti si fidano, più clienti si fidano, più clienti che sono disposti ad acquistare i loro prodotti, quindi vanno a cercarli poi su Amazon e così via, perché Amazon, come vedete, è una piattaforma un po' fredda sotto questo aspetto qui, perché se non sai, se non c'hai per esempio il marchio registrato e così via, il cliente vede il prodotto, si dice ok, ma fine a se stesso, cioè sto acquistando un prodotto, fine, ne posso comprare te come posso comprare un altro, ok? Mentre l'aspetto social in quel caso dà più calore, diciamo, all'acquisto e alla vendita sostanzialmente, quindi c'è più un contatto diretto con il venditore. Infatti, non a caso Amazon si sta muovendo in questa direzione qua e in America, per esempio, ha già iniziato a tirare fuori il nuovo Amazon Post, per esempio, sarebbero dei post sostanzialmente all'interno di Amazon. Ok, adesso voglio farvelo vedere. Avevo fatto anche mi sembra un reel per quanto riguarda questa cosa qua, però come vedete adesso è ancora Amazon in America, è una versione beta, ma ha già creato la possibilità, non so se lo vedete, sì, lo state vedendo, perfetto. Qua già, come vedete, potete vedere, Amazon ha iniziato a creare i post. Ok, la possibilità di creare dei post per le aziende all'interno di Amazon, e questa è veramente una cosa incredibile. Ok, quindi tanta roba, nel senso forse Amazon sta diventando una specie di social network. Ok, quindi spiega che cos'è, qui è tutto e fa vedere un po'. Sostanzialmente quello che uno che permette di fare è proprio quello di creare dei post per l'azienda, ok? Ma non solo, sta creando anche la possibilità di fare delle live e così via direttamente ai venditori che andranno a pubblicizzare i suoi prodotti all'interno di Amazon. In questo modo il cliente si sente più vicino al venditore, a quell'azienda lì, e dice ok, non sto comprando solamente un prodotto, sto comprando un'esperienza, perché alla fine come tutti i venditori dovrebbero sapere, è che noi non vendiamo un prodotto, ok? Non stiamo vendendo un prodotto. E anche questa cosa ci serve sapere tutto questo, che ci serve sapere? Sì, ma questo discorso di marketing, a che serve? Serve tantissimo. Perché quando si va a creare un listing di un prodotto, per esempio, ok? O si vanno a creare contenuti a plus, si vanno a creare uno store come Alessandro appunto mi ha fatto vedere oggi, quindi anche store fatti molto bene, con una certa creatività, quindi c'è di mezzo l'arte, ok? C'è di mezzo un'arte del seller, non c'è di mezzo semplicemente un creare uno store, ok? C'è proprio di mezzo un saper valorizzare quel brand, cioè quella filosofia, quell'idea che c'è dietro, trasformarla in qualcosa di concreto che vada a entrare in stretta connessione col cliente. Quindi questi sono già, questo è già un contenuto già di uno step successivo. Ok, qui non stiamo parlando semplicemente di vendita su Amazon, perché se non volessi semplicemente capire come si vende su Amazon, beh, molto semplice, perché alla fine le tecniche sono quelle, cioè una volta che te fai ABC, lo sa fare anche un bambino di 2 anni, parliamoci chiaro. Ma cos'è che differenzia un seller che raggiunge un certo risultato nel lungo periodo? Perché anche se uno parte adesso, ma ha questo mindset, cioè a questo contesto di capire dove sta andando, cambia tutto, ok? E già capire il fatto che noi stiamo vendendo un'esperienza e non un prodotto fa una grandissima differenza. Ok, per come presentiamo i nostri prodotti all'interno di Amazon, perché da Amazon ci si può espandere in diverse piattaforme. Ok, si può espandere in diverse piattaforme, ma si può dare in realtà anche un grandissimo punto di forza a quello che è il nostro brand, potendo alzare anche i prezzi, magari differenziandoci, perché possiamo differenziarci poi a un certo punto. Perché non solo il nostro prodotto è diverso, ma quello che raccontiamo noi alla fine è diverso da quello che racconta il competitor. Ok? Quindi è già un livello. Se mentre fino ai
all'era di Michael Porter, insomma, per chi sa chi è, sostanzialmente sarebbe colui che ha inventato la differenziazione dei prodotti e delle aziende all'interno dei mercati. Se fino a Porter, ok, la differenziazione era differenzio il prezzo, quindi sono diverso a livello di prezzo, sono diverso a livello di proprio di prodotto, quindi di qualità del prodotto, oppure sono diverso per entrambi, qui si va a un livello successivo dove qui si va proprio a differenziarci proprio per esperienza che noi stiamo offrendo al cliente. È un livello ancora oltre. Quindi detto questo, andando anche nel video di oggi, nell'argomento di oggi, comunque tutto questo è questa parentesi che ho fatto è proprio per l'aspetto marketing, perché spesso viene sottovalutato, adesso in questa live fa veramente piacere e voglio trasformare poi questo che è la community leaf in una specie di, come l'ho detto anche su YouTube, in una specie di media, ok? Dove si andranno a trattare tutte le novità relative al mondo di Amazon, ma soprattutto andare a capire, okay, come si sta muovendo il mondo del marketing, okay, il mondo della vendita digitale per potersi posizionare nel migliore dei modi. Okay, perché non basta, ripeto, non basta essere un seller che dice, ok, semplicemente carico una pagina prodotto, faccio le campagne e inizio a vendere. Ormai via via che si andrà avanti nel tempo, ora in Italia ancora siamo indietro magari al riguardo, ma in Europa, per esempio in Germania, in Francia, ci stiamo andando in quella direzione lì. Quindi i pochi brand che fatturano veramente tanto su Amazon sono quei brand che hanno una struttura totalmente diversa. Non è quindi la struttura solamente del profilo Amazon seller, ma hanno tutto un ecosistema intorno. Ok, quindi attenzione. Sicuramente se uno parte all'inizio dice io creo la mia inizio, come sempre, i step sono sempre quelli, ripeto, sempre partire con la ricerca del prodotto, analizzare la situazione, analizzare il mercato e poi dire sì. Mi posiziono, parto con questo prodotto qui e da questo inizio a creare, a fare la mia strategia di cross-selling, andare a vendere altri prodotti, fare upsell e va benissimo. Cioè, tutto questo aspetto sono le leggi primarie della vendita sostanzialmente e di conseguenza vanno più che bene. Però poi se dobbiamo fare lo step successivo, non ci basta più dire sì, sì vendo, carico più prodotti. A un certo punto non è più il caricare più prodotti, a un certo punto è l'assetto, è la struttura che te stai creando, ok? La scalabilità della tua attività. E generalmente, soprattutto oggi, i sistemi per scalare un'attività sono o il capitale, quindi o hai più capitale da investire, ok? Oppure hai più tecnologie da poter applicare alla tua attività, oppure hai la possibilità di utilizzare i social media. Ok, sono queste le tre leve del business oggi, molto molto importante questa cosa qui. E soltanto questa cosa qui ha un valore estremo per chi lo capisce. Ok, quindi se non hai capitale da investire e se non hai sistemi da poter applicare, perché i sistemi spesso richiedono capitale da poter investire, cosa ti rimane da fare? Ti rimane da usare ciò che è gratuito. Ok, quindi in questo caso cos'è che è gratuito? Il capitale sociale, i social media. Social media è una leva enorme e ti permettono di avere sempre più visibilità e quindi di generare sempre più vendite e posizionamento, anche perché è tutto indicizzazione, soprattutto Google o YouTube, ci sono aziende che fanno i video su YouTube, permettono di avere sempre vendite costanti. Non a caso i più grandi brand cosa fanno? Si posizionano in tutte le piattaforme sociali, anche TikTok sta spopolando e quindi è una cosa molto molto interessante. Bisogna